Infanti. Siete fanti o siete infanti? Dentro la parola infanti, dentro la parola dei bambini, dentro i bambini c'è la parola fanti, quelli che venivano sbattuti al fronte, in prima linea, nelle trincee. Siete bambini senza parola o siete arruolati nelle moderne trincee mediatiche, nelle linee scavate nei social, nelle nuove guerre di opinione dove ad essere sbattuti al fronte sono i corpi dei bambini? I corpi dei bambini, i loro corpi che ci arrivano dalle zone di guerra, dalle macerie, sono immagini reali o sono immagini artefatte? C'è dietro una sceneggiatura o sono la nostra verità che ci viene sbattuta in faccia ogni giorno e che noi morbosamente guardiamo sull'infosfera, su internet? E poi, i nostri figli avranno la nostra stessa fortuna di non incontrare la guerra? Invero, i conflitti sono già entrati nelle nostre città. Le nostre città obese, dove sorgono sempre più ipermercati, dove ai bambini è insegnato la negazione del desiderio, dove quello che vedono, questo paradiso perduto, è a loro negato. Neghiamo ai bambini anche la terra che non possono attraversare, che non possono conoscere, la stessa terra dove sono nati. Di nuovo muri, di nuovo barriere, di nuovo filo spinato. Di nuovo la negazione della terra ai nostri figli. E infine noi adulti che ci lasciamo dietro un campo minato, e in fondo i nostri figli diventano il campo minato che noi adulti ci lasciamo dietro quando abbandoniamo le nostre postazioni di guerra. I figli sono lo scudo umano, i figli sono quello che ci terrorizzerà, i figli sono i figli. Se vuoi saperne di più degli infanti, se non vuoi essere arruolato e diventare un fante da trincea del social, aiutami a costruire questo nuovo progetto, questo nuovo album, Infanti, il nuovo album di Fabrizio Tavernelli, prima che possa crollare questa casa. Lo trovi su Music Razer, partecipa e dichiara: io sono un infante, non sono un fante. Non sono un fante, non sono un fante, sono un infante. Su Music Razer, infanti.